Ciao a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Oggi intervisterò per voi Roberto Ebau, uno scrittore nato a Cagliari nel 1969, secondogenito di tre figli, si laurea in economia e commercio e attualmente svolge la professione di consulente aziendale. Si occupa di digital marketing, SEO e SEM, progettazione e realizzazione di siti web e business plan. Ha iniziato a scrivere molto giovane, soprattutto poesie e racconti. Roberto, com'è nata la tua passione per la prosa e la narrativa? Grazie Veronica per le domande che mi hai posto e per avermi dato l'opportunità di parlare delle mie opere. E soprattutto prima di parlarne volevo ringraziarti per il tuo impegno, per quello che stai facendo, per il fatto che stai promuovendo la cultura sarda. Sono a conoscenza del tuo progetto di, diciamo, trascrivere le canzoni tradizionali sarde in russo e di far conoscere un po' tutto il mondo, grazie agli strumenti informatici, la nostra cultura. Veniamo alla prima domanda. Mi hai chiesto quali sono le motivazioni che mi hanno avvicinato alla prosa e alla poesia. Io ho iniziato a scrivere quando avevo 13 anni, per lo più poesie, per qualche malcapitata, diciamo, che passava per il convento di cui io mi innamoravo, e allora mi veniva spontaneo trasfondere quelle emozioni in versi. Con alterni successi, devo essere sincero, quindi non sono sicuro di essere riuscito a cogliere nel segno. Poi più avanti, col passare del tempo, sicuramente la situazione è diventata più seria, ho frequentato dei corsi di scrittura creativa, il primo quando avevo 25 anni, un corso di scrittura creativa ideato da Giovanni Mameli, un giornalista dell'Unione Sarda, incentrato sul racconto, e poi qualche anno dopo ne ho seguito un altro di un editor della casa editrice Nord, Enrico Rulli, sino ai giorni nostri, dove, diciamo, ho preso un po' la mia strada. Pensi che al giorno d'oggi il pubblico sappia ancora apprezzare le poesie? Per rispondere alla tua seconda domanda, quella relativa al fatto che io credo o meno che la poesia sia ancora al giorno d'oggi, diciamo, attrattiva nei confronti del grande pubblico, ti dico che sicuramente la poesia è riservata ad una nicchia, cioè una stretta cerchia di persone, anche se io credo che la poesia sia molto importante e che non se ne possa fare a meno al giorno d'oggi. Cioè io sono infatti dell'avviso che chi non crede nella poesia non crede nei sogni, in che realtà è destinato a vivere. Ci sono ancora delle case editrici che credono nella poesia, nei poeti, appunto io ne sono una testimonianza vivente. Quanti libri hai pubblicato? Ti ringrazio Veronica per la domanda che mi hai posto. Sì, quanti libri ho scritto fino adesso? Ho pubblicato 4 libri, si tratta di 3 raccolte di poesie e di un romanzo. Veniamo per gradi. Allora, le prime due raccolte di poesie di cui voglio parlarvi sono in realtà 2 autopubblicazioni. La prima è una raccolta di poesie d'amore che ho intitolato Istanti d'amore, la seconda è una raccolta di poesie incentrate sulla filosofia taoista, che ho intitolato Considerazioni sulla via, come vivere sereni secondo il Tao. Così è l'amore se ti chiama è una raccolta di poesie d'amore edito da Pluriversum Edizioni Ferrara nel 2021, esattamente a maggio, quindi pochi mesi fa. È una raccolta di poesie a cui io sono molto legato perché abbraccio un periodo della mia vita di circa 3-4 anni dove sono stati molti gli stravolgimenti, gli avvenimenti che li hanno caratterizzati. Le poesie che qui vengono presentate sono appunto poesie d'amore che hanno come punto focale la donna. Peraltro nel libro si presenta quella che è una filosofia dell'amore, l'amore che permea tutto l'universo e che secondo me è il linguaggio della vita. Il romanzo Un caso per il maresciallo Badas
edito da Amico Libro Edizioni nel 2019, è un giallo classico ambientato in Sardegna, in un piccolo paesino del centro-sud, del tutto immaginario. Quindi nessuno si preoccupi, non abbiamo, diciamo, focalizzato l'attenzione su un paese in particolare, ma su quello che potrebbe essere il paese tipico della Sardegna, dove si verifica un efferato omicidio ed tutta una serie di avvenimenti che porteranno qui alla scoperta del colpevole da parte del maresciallo Montesanto. Parlaci della tua ultima pubblicazione. Infine volevo parlare della mia ultima opera, che è appunto quella della la raccolta di poesie d'amore, che è questa. Così è l'amore se ti chiama, Pluriversum Edizioni, maggio 2021. È appunto una raccolta di poesie in cui l'amore è ovviamente posto al centro di tutta l'opera. E io qui nella prefazione ho scritto "ama e fai quel che vuoi", che è una frase che viene imputata a Sant'Agostino e che simboleggia fondamentalmente la mia opinione sull'amore. Cioè non bisogna porsi dei limiti, per amare bisogna essere fluidi, innocenti come bambini. A tal proposito, per farvi capire meglio di che cosa si tratta, di che cosa troverete nella mia raccolta di poesie, voglio leggervene qualcuna. Questa poesia, che è intitolata "Piccole luci dentro i tuoi occhi", è una poesia che è dedicata a una ragazza che ho conosciuto qualche anno fa e che inizia così. E così mi avvicinai a te, timidamente, senza far rumore alcuno. Prima del tuo corpo, la tua anima. Prima di una parola, il tuo sorriso. Prima di un bacio, un sospiro. E così mi avvicinai a te, timidamente, senza far rumore alcuno. Lasciai che una mano ti sfiorasse. In silenzio il tuo corpo nudo giaceva nell'oscurità. Fuori le stelle ci fissavano, piccole luci dentro i tuoi occhi che osservavano i miei. Vorrei a questo punto leggerne un'altra. vediamo se la troviamo, che appunto descrive che cos'è per me l'amore, fondamentalmente. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore se non un incontro di sguardi, di anime, prima che di corpi? Che cos'è l'amore se non uno scambio di intelletti, di culture, di passioni, che fugaci appaiono come lampi nel nostro destino? Che cos'è l'amore se non un condividere noi stessi, la tua e la mia energia, un fondersi, magari un perdersi, l'uno nell'altro, ritrovarsi rinnovati e di nuovo se stessi. Le persone che vogliono acquistare i tuoi libri, cosa devono fare? Per rispondere infine alla tua ultima domanda, dove possono essere rinvenute le mie opere? Sicuramente online, presso Amazon, IBS, Mondadori, Feltrinelli. In loco, a Cagliari, per lo più, in 4 librerie per il momento. La libreria Miera Amaro di via Manno, la libreria Giunti, sempre di via Manno, la libreria dei Mondadori Bookstore dei Mulini, dalla cara Ilaria, che diciamo ci supporta, e infine la libreria Muscas di via Alghero. A breve sarò presente anche in altre librerie, sempre in loco, e comunque in ogni caso il libro è ordinabile online e si trova abbastanza facilmente. Spero con questo di essere stato esaustivo, Veronica, di aver risposto alle tue domande e niente, quindi di aver soddisfatto la tua curiosità e la curiosità magari dei miei potenziali lettori, che avranno modo di conoscere quello che ho scritto nelle mie opere. E per oggi è tutto. Ringraziamo Roberto Ebau, scrittore e poeta. Buona vita a tutti.